Assolutamente la mafia si sta facendo sentire, la mafia si fa sempre sentire, ha tanti modi per farsi sentire. Quando arriva, diciamo, all'atto di violenza, vuol dire che è un momento di crisi, vuol dire che è un momento di difficoltà e che c'è bisogno per loro di attirare l'attenzione su loro stessi da parte di persone che condividono questa metodologia di azione. Quindi lo considero un fatto grave, un gesto grave, e al tempo stesso però un'espressione di debolezza da parte loro. Dobbiamo mantenere molto alta la vigilanza, dobbiamo portare a termine il lavoro che le forze dell'ordine e la magistratura hanno fatto in questi anni attraverso una reale espropriazione delle ricchezze illecite, che sono ciò che consente assolutamente alla mafia di riprodursi. La politica parla molto di economia negli ultimi anni, nell'ultimo anno in particolare, si parla però pochissimo di economia criminale. A volte mi chiedo se c'è una reale differenza, nel senso che soprattutto nel nostro territorio sono pochissime le aziende, diciamo, che operano in maniera conforme alla legge. Quindi se parliamo di economia criminale in senso ampio, purtroppo ci mettiamo dentro il 60-70% delle aziende che operano nel nostro territorio. Se parliamo invece di economia mafiosa, il discorso è leggermente diverso. Per smantellare la rete di assistenza reciproca che la mafia fornisce a determinate imprese e che determinate imprese forniscono alla mafia, bisogna avere il coraggio di andare a cercare di capire come sono sorte determinate realtà economiche, imprenditoriali, che operano da circa 20-30 anni nella nostra regione e in altre zone d'Italia. Bisogna affrontare il problema non di quello che un'impresa è adesso, ma di come è nata, di come si è alimentata. E questo lo si fa solo attraverso indagini fatte in maniera seria e si fa anche attraverso, diciamo, il sacrificio di tanti che decidono di lavorarci.